Mette giù il pallone Otero, uno contro uno. Lo chiude Fresi, Otero torna sul sinistro. Il cross è buono per Di Carlo, al centro, non trova il pallone. Poi ancora Di Carlo, vuole girarsi. Suggerimento indietro, Jimmy! Maini, 1-0. Non è una novità per lui. Yuri Djorkaeff, il serpente, 1-1. Quindi Pancaro contro Ballotta. È tutto pronto, tantissimi uomini affollano anche fuori dall'area. Il tiro di Pancaro e la rete del Cagliari, 1-0. Stesso Az al limite dell'area, controllato da Minotti. Il cross proprio verso Az, poi c'è l'autorete di Bisoli. Ci sono sei bianconeri nell'area di rigore. Gran movimento, parte Zidane. Basso questa volta, Ferrara si gira, Ferrara rete! Gol della Juventus, Ciro Ferrara, 34esimo del primo tempo, Juventus in vantaggio, Ciro Ferrara. Perché secondo noi, ripetiamo, qui ci stiamo sbilanciando il rigore. Non c'era, però ora c'è un'espulsione sicuramente su questo colpo di testa di Paramatti, che adesso merita molto di più. Viene dato il gol a Paramatti. Ora Piovani e Bresciani. Piovani al centro per Tentoni, in volo, gol! Evidentemente gli manca qualcosina nella posizione, però in contrasto è stato davvero bravo. Adesso Rui Costa, il pallone ancora per Batistuta, è solo, vediamo, stavolta c'è il gol. Gabriel, Omar, Batistuta, rete, 1-0 per la Fiorentina. Davvero bravo, in questo caso lanciato, posizione buona, attenzione a Gautieri, il dribbling. Può concludere a porta vuota, 1-1 da parte di Gautieri sul filo del fuorigioco. Una volta persa la punta centrale, non c'è nessuna punta di ruolo. Rui Costa in area. Pallone sul sinistro, il pallone sulla rete, 2-1, grande azione di Rui Costa. Oliveira, in dribbling, molto buono, bella la prestazione di Oliveira, attenzione, 1-2, davanti a Cocic, c'è gol, gran gol di Oliveira, Luis Oliveira, 3-1 per la Fiorentina. Oliveira, autore effettivamente del terzo gol, quello che ha chiuso la partita, ma attenzione a Pugeddu, in aria, sulla sinistra, il cross, cercare Batistuta, il destro di Batistuta e c'è l'autorete.
lo chiude Sergio, ancora un cross, esce Turci, scavalcato, il colpo di testa, palla sulla traversa e poi è gol. Il vantaggio del Milan con Savicevic, questa volta il pallone, secondo l'arbitro Peschin, ha superato la linea bianca. Pagotto sta dando indicazioni ai 5 giocatori del Milan che compongono la barriera. Parte Stroppa, il suo destro, il tiro, rete, pareggio dell'Udinese, 11° della ripresa. Albertini dentro per Weah, scatta Eragno in area di rigore, Eragno davanti al portiere, parte il tiro a rete, il Milan torna in vantaggio. Eragno, una grandissima combinazione con Giorgio Weah ed esplode San Siro. Aglietti perde tempo, quindi può controllare soltanto il pallone tra due avversari, però Aglietti ce la fa, rientra in area di rigore, Aglietti il tiro, cerca di sorprendere la difesa e poi il tiro al volo di Milano, il gol!